Grazie Presidente. Prima di iniziare il mio intervento ci tengo a due precisazioni in riferimento a quello che è successo ieri sera. La prima cosa è che onestamente io non so se lei ha avuto modo di riascoltare la riunione di Capigruppo. Assolutamente sì. E non mi sembra che ci eravamo detti che la discussione e la presentazione venisse fatta in due tempi diversi, ma che la proposta era che la prima serata trattava un tema e la seconda serata lasciava più ampia discussione al DUP con la presentazione da parte degli assessori. Comunque, detto questo, la prossima volta è nostra mancanza, saremo più precisi nel richiedere le cose. Seconda cosa, a lei avevo chiesto espressamente che il sindaco restituisse la cortesia politica che gli abbiamo fatto a luglio, quando in sede di capigruppo aveva chiesto una certa riservatezza in riferimento all'assessore D'Amico. Ci aveva anche detto che sicuramente sarebbe stato l'assessore D'Amico a venire alla prima occasione a parlare di quello che avevamo discusso in sede di capigruppo. Se poi non c'è niente, l'assessore D'Amico ieri sera poteva dirci che non c'era niente di particolare di cui discutere, però questo doveva essere ieri sera l'oggetto di una resa di una cortesia politica. Detto questo, inizio il mio intervento in riferimento alla delibera di questa sera. Buonasera a tutti, signor Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri, cittadini presenti. Questa sera per la prima volta affronterò in quest'Aula il documento unico di programmazione della Giunta di Stefano. Un documento che, se per qualcuno potrebbe essere il libro dei sogni, come mi è sembrato di ascoltare da alcune relazioni degli assessori ieri sera, per noi della Lista Civica dei Giovani Sestesi è un documento programmatico che, come ben sapete, si divide in due parti, una parte strategica e una parte operativa. Un documento che riteniamo meriti un'attenzione e anche un ragionamento politico di sostanza. È vero che siamo una lista civica, ma a differenza di altri che pensano di parlare alla pancia della gente con semplici e banali slogan, noi sentiamo la necessità, la responsabilità e l'obbligo di riportare i cittadini e la politica al centro di un dibattito serio, corretto e responsabile. Siamo una piccola forza, ma che ha un alto contenuto politico, perché noi crediamo nella politica e soprattutto perché noi facciamo politica. Siamo stati eletti dai cittadini per fare politica attraverso competizioni elettorali. Siamo una forza di opposizione che ha una propria agenda di priorità, capace, in quanto lista civica, di votare favorevolmente quando sarà d'accordo su temi vicini al nostro pensiero e si opporrà quando non lo sarà, senza trascendere in polemiche inutili, come abbiamo già dimostrato in questi mesi su alcune questioni, anche con dichiarazioni pubbliche, forti e coraggiose. Noi riteniamo e crediamo fortemente nelle istituzioni. Riteniamo che questa sala sia l'unico luogo preposto, legittimato alla discussione politica sul governo della città. Ad altri lasciamo le piattaforme virtuali dei social, che poco ci affascinano. Da forza di opposizione abbiamo il diritto e il dovere di presentare iniziative, proposte e anche soluzioni alternative. Rispettiamo la legittimità della maggioranza, due argomenti cardine ed essenziali che devono tenere insieme il funzionamento di questa istituzione così come di tutte le istituzioni democratiche. Voi avete una maggioranza forte, ma ciò non è sufficiente per governare la complessità di una città come Sesto San Giovanni. Perché, come spesso diciamo noi della Lista Civica dei Giovani Sestesi, Sesto merita di più. In politica abbiamo visto che contano i numeri. I numeri ci sono, lo avete già dimostrato nelle precedenti sedute, ma conta di più la forza e la sostanza politica, l'esistenza di un disegno serio e sostenibile di governo del municipio e del cambiamento della città, cosa che non ho trovato leggendo il documento, ma al contrario
Continuo a leggere ed ascoltare i postumi della propaganda elettorale, nonostante ormai sia cessata da ben oltre 2 anni, e che con i vostri atteggiamenti continuate a riproporre. C'è un dato molto importante che non dovete dimenticare neanche voi che oggi governate la città. Lo abbiamo ricordato in passato alla precedente amministrazione e all'ex sindaco Monica Chittò, e lo facciamo anche oggi con voi e con lei, signor sindaco Di Stefano, ricordandovi di essere stati eletti con 16.000 voti e che 45.000 persone hanno votato, altri o addirittura non hanno votato. Si ricordi, signor sindaco, che lei rappresenta tutta la città e non solo il terzo dei suoi stesi che l'hanno votata. Tuttavia, una cosa deve essere chiara: le parole contano e dopo i toni esasperati della campagna elettorale ci aspettavamo equilibrio e senso di responsabilità. Invece, molte dichiarazioni di persone non elette, e lo sottolineo, non elette, perché bocciate dai cittadini ma nominate, hanno dimostrato l'esatto contrario. Ci auguriamo che i prossimi anni che ci porteranno alla fine del mandato siano almeno all'insegna del rispetto istituzionale. Voi avete ancora una grande occasione, una grande sfida importantissima, e questa sfida riguarda temi sociali. L'egoismo che fa leva sulla pancia della gente va bene in campagna elettorale, ma l'idea di creare un modello di città chiusa, un modello di città che respinge, l'idea di crescere in una città convinta che la soluzione di ogni problema sia l'estirpazione della questione, dalle questioni della radice, questi sono i temi che voi state ponendo sulla sicurezza, e quando voi parlate di sicurezza parlate in questo modo. Però molti di questi temi sono sociali, che non possono essere trattati con un approccio securitario. Entrando nel merito del documento, possiamo evidenziare anche alcune che secondo noi sono delle vere e proprie criticità di scelta e di pensiero politico. Affronteremo più temi partendo dalla così tanto decantata da tutto lo schieramento, la grande moschea. Vedete, nel nostro DNA c'è che siamo abituati ad affrontare i temi senza girarci attorno, ma prendendoli di petto, anche se a volte sono scomodi e impopolari. Un esempio lo vorrei far partire proprio dalla grande moschea, o meglio, quella che voi credete di dire della grande moschea. Noi crediamo che ormai tutti vanno verso una direzione di un ridimensionamento del progetto, anche se ufficialmente è tutto fermo. Sono probabilmente le condizioni ad essere mutate, quindi riteniamo che si debba andare verso quella direzione, però un conto è arrivare al ridimensionamento della moschea attraverso una riflessione, un conto è far propaganda dicendo che questa cosa non si fa più e poi, per una pura, mera propaganda elettorale, andare dagli elettori a dire che avete bloccato la più grande moschea d'Europa a Sesto San Giovanni. Tutto questo non è né onesto intellettualmente né leale. Ma il tema è molto più serio. Dobbiamo garantire la libertà di culto, dobbiamo trovare una soluzione sostenibile. Anche questo punto di vista, utilizzare la chiave securitaria per parlare di un tema sociale non è l'approccio giusto. Quindi vi invitiamo a ripensare le vostre posizioni, ad iniziare quel dialogo che non è mai iniziato, perché è un problema che deve essere affrontato con la massima attenzione. Non esclude comunque la possibilità che voi in parte avete escluso di considerare la tutela dei valori di inclusione, di attenzione a chi vive nel disagio, di coscienza dei diritti che sono parte del patrimonio di questa città. Senza dimenticare che dobbiamo essere severi contro ogni forma di criminalità, ma ciascuno lo deve fare nei propri ambiti. Entro nel merito dello specifico del documento. Partendo dalla sicurezza, nel documento, leggendo il DUP, si parla di introdurre un nuovo ufficio di reati predatori, si parla di far diventare gli agenti della polizia locale degli 007. Ma a loro, che sono la parte interessata e competente, l'avete chiesto? Avete chiesto un parere competente a tutti gli agenti in servizio presso il comando di Sesto San Giovanni? Fare l'agente di polizia locale è un ruolo serio ed importante. Tante sono le mansioni legate attorno a quella figura, sono essi persone con una grande conoscenza del territorio
e di tutte le leggi amministrative di cui sono tenuti a conoscere e secondo noi lo sono in modo molto preparato per arresti, inseguimenti, controlli di spaccio. Ci sono la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza. Ma poi li avete dotati di mezzi per svolgere bene il loro lavoro? Qui dentro vantate numeri, mezzi, e poi quando entri in quei luoghi di lavoro, ti guardi attorno e vedi stampanti obsolete, muri con infiltrazioni, e qui mi fermo. Mi hanno sempre insegnato che bisogna partire dalla tutela del lavoratore, dotarlo di mezzi idonei allo svolgimento delle proprie mansioni e le giuste gratificazioni. Il resto sono i famosi spot elettorali come quelli che ho sentito ieri sera. Il DUP recita: nei primi mesi del 2019 si sono effettuati numerosi allontanamenti, ottenendo un evidente miglioramento della sicurezza urbana e ora i cittadini possono usufruire più tranquillamente degli spazi pubblici. Oltre a non aver senso, l'ho scritto, ora i cittadini possono usufruire più tranquillamente degli spazi pubblici? Evidentemente per chi, scusate? Avete fatto un sondaggio, lo avete detto qualcuno all'orecchio del sindaco, dell'assessore? Insomma, ve la suonate, ve la cantate e purtroppo ve la scrivete anche. Nei comunicati stampa il sindaco ormai è frequente leggere la IPA-Reddit di Daspo. Probabilmente le trova utile mettere in evidenza la nazionalità delle persone soggetti del Daspo urbano. Probabilmente perché, come leggo spesso nei commenti su social, viene incitato a fare pulizia. Perché qualcuno, fomentato irresponsabilmente dalla vostra spasmodica ricerca di consenso elettorale leghista, chi viene da un altro paese sporca la nostra città. Si è inventato un assessorato alla videosorveglianza, un po' come avere uno agli impianti semaforici o ai rubinetti dell'acqua. È tutto un fiorire di misure che prevedono l'impiego di telecamere, che l'assessore alla partita conosce, anche perché, se non erro, lavora proprio in un'azienda che si occupa di quello. Telecamere indossate dalla polizia locale, non aggiungo altro, da utilizzarsi anche durante manifestazioni pubbliche, telecamere per scovare chi non paga bolli e così via. In realtà mi chiedo come verrà utilizzato tutto questo materiale. L'ho chiesto anche al prefetto con una richiesta ufficiale. Vedete, chi commette un illecito non è un trofeo da esibire, da sottoporre alla pubblica gogna. Chi commette un reato viene perseguito da leggi e uomini delle forze dell'ordine. Passo all'ambiente. Si legge sul documento: l'amministrazione, tenendo fede alla scelta politica volta alla tutela della salute, dell'ambiente e della green economy, intende procedere verso la riconversione dell'impianto core. Non credo di aver udito una sola parola su questo tema ieri sera. Non credo di aver ricevuto comunicazione né scritta né verbale di un consiglio comunale aperto che da mesi tutte le forze di opposizione chiedono a gran voce. Un consiglio comunale dedicato che prevede anche il coinvolgimento di cittadini, associazioni e altri soggetti interessati. Questa per voi è attenzione? Poi si legge tra gli interventi riqualificativi previsti: particolare attenzione sarà posta al portico di via Marzabotto, che ho visto che tra l'altro è un lavoro iniziato. Mi incuriosiva, perché poi avevo sentito anche alcuni interventi precedenti da altri colleghi, un portico che praticamente da via Marzabotto in teoria passa al quartiere Pelucca, al quartiere Cascinagatti per finire in Carlo Marx, perché se no non si spiegherebbe quello che c'è scritto. Poi andiamo al parco delle Torri e al parco della Medievale dell'Ambro del lato Bergamella. Vi occuperete di due parchi, tra l'altro, tra i più recenti. Non oso pensare se ci fosse già stato il grande parco sulle aree Falck. Passo alla città fruibile. Rivedere i percorsi ATM per ottenere i collegamenti con le periferie. Io non uso mezzi di solito, ma in questi 2 anni quanti e quali percorsi sono stati
potenziati, modificati oppure ottimizzati. Scrivere che il parcheggio sulle strade dovrà diventare più facile, agevole e che attraverso metodi tradizionali saranno studiate forme innovative e rapide, come il pagamento mezzo app, della serie Paga Sempre Pantalone. La pista ciclabile di Via Italia sarà completata fino a Marelli, già, partirà dalla metropolitana, finirà direttamente dentro al centro commerciale Vulcano, finito lo shopping vi riporta alla metropolitana. Tre righe è stata data tutta l'attenzione e l'importanza per persone disabili e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Stando a quello che ho sentito in commissione l'altra sera, 130 questionari circa saranno le linee guida del PEBA. La realtà è che questo tema ha messo le basi con il lavoro dell'ex assessore Bernardi, che un giorno si è messo su una carrozzina e ha iniziato a girare la città per verificare tutte le criticità con il signor Paganini, che non devo dire a voi chi è il signor Paganini. È iniziato questo impegno anche con l'ex consigliere De Noia, che ancora oggi, e voi lo sapete meglio di me, dedica molta attenzione a questo tema partecipando al tavolo di lavoro, e voi vi gongolate dopo 2 anni e mezzo per aver iniziato il lavoro di studio, senza che ancora nulla, nessun cantiere sia partito. E alla domanda che ho fatto in commissione, citando l'esempio di riqualifica del giardino di Via Piccardi, se dal marciapiede del parco riqualificato un disabile scende in modo eccellente, dall'altra parte un disabile salirebbe in modo eccellente, mi è stato risposto che il lato di riqualifica è quello del giardino. L'altro lato si vedrà se ci saranno risorse. Ai cittadini lascio le conclusioni. Quando lo sport, citerò un esempio ma che vale per tutti. Partono i lavori per la riapertura della Carmellongo, ha detto il sindaco ieri sera. Parte la riqualifica della piscina Olimpia e il rifacimento della De Gregorio. Bisogna però dire la verità su questo tema. La verità è che abbiamo regalato, nel caso della Carmellongo, per 40 anni un pezzo di città di tutti ad un soggetto privato. Premetto che noi della lista civica dei giovani sestesi non ci scandalizziamo alla collaborazione con soggetti privati, anzi, che ne trarrà giustamente tutti gli utili e dopo 40 anni ci restituirà il tutto in chissà quale stato. E ai cittadini cosa rimarrà? Se va bene, una piscina da sistemare, se va male, altro lavoro da rifare. Forse, lo dico a titolo provocatorio, ma neanche troppo, se l'area fosse stata venduta avremmo ricavato delle risorse da utilizzare per la ristrutturazione di scuole, asili, di uffici pubblici o per la sistemazione di pezzi di città che da troppo tempo aspettano una riqualifica e una sistemazione. Di certo questa piscina nuova che avremo non avrà più alcuna funzione né pubblica né sociale, tantomeno sarà di interesse pubblico. E se non erro, qualcuno che era nella precedente legislatura aveva gridato allo scandalo quando era stato ceduto il centro Boccaccio e portava nelle casse dell'amministrazione soltanto 1.000 euro. In questo caso neanche quelli, uno zero assoluto. Con la Carmellongo ho fatto un esempio, ma come ho detto prima, questo vale anche per altre strutture che ho citato. Questa sarebbe la missione 1? Regalare patrimonio pubblico? Vogliamo parlare di Villa Policelli Guerra data ad Haller per 2 cocomeri e un peperone? La invito a concludere. Un ultimo appunto della lista civica, molto più chiaro sul tema attuale che riempie le pagine da settimane. Scusi, signor sindaco, ma lei non era quello che avrebbe chiamato chi di dovere per portare sulle falche lo stadio? Vede, noi della lista civica dei giovani sestesi avevamo fatto di quel progetto il nostro cavallo di battaglia. Con serietà e convinzione avevamo lavorato molto e con determinazione. Siamo stati da chi allora rappresentava la BC Partners a verificare se potesse essere di loro interesse. Lo abbiamo fatto con il nostro modo di lavorare e siamo stati ascoltati come interlocutori seri. Adesso che questo tema è di nuovo attuale e il centro commerciale è in bilico, perché non prova a dare tutta la disponibilità affinché
si possa portare nella nostra città una struttura che porti eccellenza, lavoro, sport, cultura e tanto altro? Mi fermo.